da sveglio, certo, grazie alla sua, alla vita della sua famiglia, a quei tempi ha delle fortune. Noi abbiamo rievocato Alfieri, perché sentiremo poi l'incontro con Alfieri, ma Alfieri era nato a Lasti nel 1649, lui era a Firenze nel 1804, quando Massimo aveva 6 anni, lui era del 1798. Lui ha qualche fortuna in volontari, nel senso che il padre, essendo il regno di Sardegna occupato dai francesi, annesso addirittura alla Francia, il padre con tutta la sua famiglia va a stare a Firenze. E quindi lui non ha il problema che avranno appunto Alfieri e anche altri scrittori più moderni. I genovesi, quando gli scrittori devono imparare l'italiano come una lingua straniera. Invece no, lui lo assorbe un po' l'italiano stando a Firenze. Poi tornerà abbastanza presto a Torino, ma in quegli anni lì, in qualche modo, l'italiano lo impara un po'. E poi quando torneranno in Savoia, dopo il 1814, dopo la battaglia di Waterloo, torneranno a rioccupare il regno, il padre verrà inviato a Roma a rendere omaggio al nuovo Papa, al Pio IX, muore Gregorio XVI, e il padre si porta la famiglia a Roma, e quindi in questa Roma, giovane d'azeglio, che ha pochi, a 15 anni, periodo, viene accompagnato da un antiquario. Allora gli studiosi di antichità venivano chiamati antiquari, poi va a vedere le rovine romane. In più un giovane pittore lo porta in giro a vedere appunto le quadrerie e a conoscere i più moderni. E lì nascerà poi la sua vocazione di artista, lì germinerà, si sedimenterà, lui poi si rifà l'esercito e lui viene per meriti solo di nascita, viene 17enne, neanche 17enne, diventa addirittura sottotenente dei dragoni con l'elmetto, il cavallo, e sotto di lui alle sue dipendenze, ha dei sottoposti che hanno fatto le campagne di Napoleone, ma tornando a far parte dell'esercito vengono degradati, perdono un grado, se sono colonnelli diventano tenente colonnelli, se sono maggiori diventano capitani. Quindi questi ragazzini che non hanno mai visto la battaglia devono comandare, e lui questa cosa nel suo diario la racconta lungo ed è anche con parecchio discusso, perché lui è abbastanza alieno dai privilegi che sono fatti. È vero che poi, citando proprio questi versi di Dante, dirà che lui non è affatto dispiaciuto che la sua famiglia non abbia più discendenti. E quindi c'è questo tema del carattere degli italiani, che è un tema, sembra un articolo di fondo scritto bene di un giornale di oggi, cioè l'attualità è rimasta sempre quella. Lui dice: l'Italia da circa mezzo secolo si agita, si trapaglia per divenire un solo popolo e farsi nazione. Pensiamo che Petrarca scrisse all'Italia all'epoca, cosa del 1200-1250. In quel momento nessun altro paese, perché poteva esserci un poeta che scriveva un ode alla Germania, non parliamo neanche alla Francia, neanche alla Gran Bretagna, neanche alla Spagna. E poi l'Italia in realtà è stata l'ultima a diventare Italia. Dicevo, per la ragione, allora dico, l'Italia da circa mezzo secolo si agita, si travaglia per divenire un solo popolo e farsi nazione. Ha riacquistato il suo territorio in gran parte. La lotta con lo straniero è portata a buon porto, ma non è questa la difficoltà maggiore. La maggiore, la vera, quella che mantiene tutto incerto, tutto in forse, è la lotta interna. I più pericolosi nemici d'Italia non sono i tedeschi, sono gli italiani. E perché? Per la ragione che gli italiani hanno voluto fare un'Italia nuova e loro rimanere gli italiani vecchi di prima, con le tappocaggini e le miserie morali che furono abbattito la loro rovina. Perché pensano a riformare l'Italia e nessuno si accorge che per riuscirci bisogna prima che si riformino loro, perché l'Italia, come tutti i popoli, non potrà divenire nazione, non potrà essere ordinata, ben amministrata, forte così contro lo straniero come contro i settari dell'interno, libera e di propria ragione, finché i grandi e i piccoli e mezzani, ognuno nella sua sfera, non faccia il suo dovere e non lo faccia bene, o almeno il meglio che può. Ma a fare il proprio dovere, il più delle volte fastidioso, volgare, ignorato, ci vuole forza di volontà e persuasione,
che il dovere si deve compiere, si deve adempiere, non perché diverte o frutta, ma perché è dovere. Il motto degli alpini è falto dovere che crema. E questa forza di volontà, questa persuasione, è quella preziosa dote che con un solo vocabolo si chiama carattere, onde, per dirla in una sola parola, il primo bisogno d'Italia, che si formino italiani che sappiano adempiere a loro dovere, quindi che si formino alti e forti caratteri, e purtroppo si va ogni giorno più verso il polo opposto. Ora, se le materie, i racconti e gli esempi contenuti in questo libro potessero avere per effetto di contribuire a formare un solo bel carattere, io crederei aver reso un gran servizio al mio paese, poiché se è vero, come dice il proverbio, che un pazzo ne fa 100, e grandi esempi ne vediamo tutto lì, è vero altrettanto che anche un alto e forte carattere può farne 100 e 1000, e dare vita, calore e, per dir così, intonazione più degna e più generosa per anni ed anni ad un intero paese. Sono pagine così limpide che difficilmente si potrebbero chiusare in se stesse, diciamo. Quello che colpisce è che qui la letteratura è usata e concepita come una forma d'azione particolare, che è quella dell'istituzione, della formazione del carattere, ma è anche per ciò stesso questo fatto una lettura di un carattere costitutivo del nostro risorgimento, che è una grandezza e anche forse, come tutte le grandezze, quando sono fuori misura, fuori scala, forse può essere anche un limite, ma è certo che il nostro risorgimento, a differenza di tutti gli altri moti di edificazione nazionale, ha una radice prettamente ed esclusivamente letteraria e linguistica. Il che significa che appunto il carattere e l'Italia stessa vive prima in certi testi, poi può tradursi in tutta una varietà di realizzazioni, che sono tante quante sono gli individui che possono effettivamente realizzare, vive nella realtà, ma vive prima nelle parole dei testi, quindi non c'è nessun paese che abbia bisogno di letteratura quanto l'Italia, perché resta il fatto che gli italiani a quell'epoca si sono uniti quando non si capivano perché sostanzialmente ciascuno parlava il proprio dialetto, le statistiche variano dai 600.000 agli 800.000 secondo Castellani, a seconda dei computi, ma più o meno le persone che in una città come Milano possono parlare oggi alla perfezione l'inglese. Ecco, questa è la dimensione di coloro che erano in grado allora di leggere correttamente e correntemente i testi sui quali si fondava l'unificazione del paese. Quindi è chiaro che il progetto di un uomo come D'Azeglio, inserito all'interno di un contesto come questo, è ancora più particolarmente significativo, perché si rende ben conto che perché questo scopo si possa realizzare, il nuovo Stato deve realizzare condizioni che, poi noi possiamo giudicarlo dalla soglia e dalla specola del presente, non sappiamo se si siano del tutto realizzate, perché chiaramente oggi ancora di più questo è sensibile e visibile, vista la polemica spesso veramente di piccolo cabotaggio che accompagna le celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia. Però è chiaro che se oggi gli italiani sono disuniti e parlano ciascuno una lingua più o meno identica, allora occorre chiedersi di che cosa sia stata fatta veicolo questa lingua, se l'effetto è questo.